questo momento l'onore che ho nel parlarvi di quest'opera mi ricorda una frase: ogni lingua deve tremando muta. Sì, perché a parlare di un autore della levatura di Oscar Wilde. Si pone sempre il problema della cosa giusta da dire. In realtà penso che a questo punto l'unica cosa giusta da dire sia quella che fluisce dal cuore. Leggere ogni volta Oscar Wilde significa mettere in campo uno specchio che riflette le emozioni più intime di ognuno di noi. La storia quella dei personaggi che delinea e disegna, un modo per condurci sempre in una psicologia complessa, in un mondo particolare. E questo è proprio il caso dell'opera di cui voglio parlarvi. Cos'è? Il ritratto di Dorian Gray? No, questa volta no, non sarà il ritratto di Dorian Gray, ma un'opera che ho profondamente amato, ed è il De Profundis. Oscar Wilde. Un'opera che ho profondamente amato perché è stata elaborata in un contesto particolare. Reading, ovvero il carcere di Reading. Oscar Wilde ebbe una grande fortuna agli inizi. Ricordate che l'omosessualità che connota la figura di Wilde caratterizza in un secondo momento della sua vita, ovvero lo scrittore si sposò, ebbe una grande fortuna, studiò a Dublino, fu molto ricco, ma come visse l'estrema ricchezza, così come visse un rapporto di coppia consueto, ebbe altrettanto una decadenza finanziaria accompagnata da questa esperienza fortissima, quella del carcere. Allora, nel momento in cui Oscar Wilde si dedicò alla vita, quella che includeva l'amore verso persone del suo stesso sesso, perché chiaramente egli già destava delle forti antipatie, delle forti simpatie anche rispetto ormai al suo grande successo. La sua gloria, tanta fu la sua persona che potesse in effetti essere disappunto. Al che ci riconduce a quello che accadde: venne processato. E perché? Questo è l'antefatto per l'opera di cui vi parlo. Egli venne processato per sodomia. In realtà, tra le varie relazioni, egli intrattenne una relazione in particolare che Alfred prenderà il nome del protagonista di De Profundis, come Bosi, verrà chiamato Bosi, lettera d'amore a quest'uomo, a questo ragazzo. Il padre di questo ragazzo gli denunciò Wilde, il quale per rispondere
diciamo all'affronto fatto dal padre di questo ragazzo, si trovò a sua volta a subire un processo a base delle affermazioni fatte dal padre di questo ragazzo, in cui vennero ascoltati una serie di testimonianze proprio a riprovare la sua accusa di sodomissi. E la cosa molto carina che mi sta a cuore è, mi sento appunto, l'avvocato difese Wilde, che ormai era completamente senza una lira, gratuitamente, perché ritenne che di aver sbagliato la linea difensiva nel primo processo. Si raccontò che questo secondo processo fu estremamente interessante. Perché? Perché Wilde, nel testimoniare, diede prova di una nel dramma diede prova di un'ironia fantastica. Vi metterò la foto del giudice che lo condannò. Venne condannato. Potete immaginare quello che può essere un'esperienza simile, fortissima. E gli scrisse questa lunga lettera in vinculis, facciamo del latinorum, ma semplice, in vinculis si intende stretto nelle mura carcerarie. Ed è, che dirvi, non posso spiegarla, non posso dirvi nulla, se non una lunga dichiarazione d'amore, ma di una lucidità estremamente inusuale per una persona che è in genere innamorata e quindi forse offuscata dalla persona che, a cui indirizza il suo canto d'amore. Egli fa un'analisi in cui rimprovera questo ragazzo. Loro provengono dallo stesso ceto sociale, ma paradossalmente Wilde pare avere qualche principio in più, cosa che rimprovera al ragazzo, il quale traspare come una figura priva di interessi, o comunque piena di interessi futili e privi di spessore. Ancora riprova del fatto che ci si può innamorare a prescindere, che rimprovera i costumi di questo ragazzo, perché lo lascia, e coraggia per il futuro. E cioè anche Roberto Benigni ha letto, mi ricordo tempo fa, una parte di De Profundis in maniera commovente, ed è quest'opera che vi invito assolutamente a leggere, ne rimarrete estasiati. Mi è venuto semplicemente un piccolo confronto da fare. Dice che nel ritratto di Dorian Gray Oscar Wilde sia stato, diciamo, in qualche modo associato, da associare quella figura. A me in realtà pare più che sia il Bosi del De Profundis, simile al Dorian Gray, appunto del ritratto di Dorian Gray. Ritrovo la figura di Bosi in quel personaggio. E mi ha sorpreso appunto vedere un Oscar Wilde così in realtà privo di quell'essere dandy che lo connota nel nostro immaginario. Io vi invito alla lettura del De Profundis, perché è un'opera che approfondisce la figura di Oscar Wilde in maniera più completa, e vi invito a rivederne anche la biografia, perché io ritengo che il capire noi stessi, affrontare la vita di personaggi quali Oscar Wilde, possa essere anche un modo per affrontare e per capire meglio la nostra vita e di chi ci circonda. Io ringrazio sempre per il vostro riscontro, sto veramente
avendo una piacevole sorpresa ogni volta vedendo appunto le visualizzazioni dei video, ne sono felicissima, mi attendono altri video in risposta a Jordi, poi Debina mi ha taggata, per cui farò altri video presto, spero presto perché ho un po' di cose da fare, però sono felice. Ah, stanno aspettando in molti, addio! E quindi spero presto di lingua italiana e vi rimando alla prossima, vi abbraccio tantissimo e De Profundis di Oscar Wilde.